Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori, con la nostra Maullo Racing nel tentativo di completare questa stagione. Siamo al Gran Premio degli Stati Uniti, non conosco bene questo circuito, ma ci proveremo a fare qualcosa di interessante e siamo pronti, signori. Prima di partire il video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto anticipatamente che lasciate a questa serie e, e al mio canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941 e anche sul sito Viola dove ogni tanto ci ritroviamo a fare delle live, ma le facciamo anche qui su YouTube. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ovviamente io mi andrò a fare le prove libere off camera e ci rivediamo qui per le qualifiche. Bella raga! Cosa è successo? Hanno annunciato che i regolamenti tecnici cambieranno nella prossima stagione. C'è quindi il rischio che tutto il nostro duro lavoro sarà inutile se non stiamo attenti. Quindi capiamo subito i cambiamenti. Alessi non sta capendo niente. Date uno sguardo a quello che abbiamo fatto e diteci quale aspetto vorrete proteggere. Va bene, mettiamoci al lavoro allora. Ok, signori, il cambio di regolamento. Chi avrà guardato qualche serie su YouTube o chi avrà giocato a questo gioco sa perfettamente che ora ci bloccheranno uno o due dei quattro reparti, quindi telaio, resistenza, aerodinamica e motore, e dovremo accumulare punti per cioè avremo un tot di giorni per accumulare punti e ricomprarci, tra virgolette, tutte le migliorie che avevamo fatto, se no, scaduti quei giorni, penso che perderemo le migliorie fatte durante l'anno. Vediamo un attimino cosa succede. Cosa succede? Intanto mi faccio le libere, signori. Ci vediamo per le qualifiche. Tanto questo campionato non dovrebbe cambiare nulla. Ok, signori, ci siamo. Siamo alle qualifiche. Ho fatto le prove libere, non sono andate male. Diciamo che il Gran Premio è carino, è bello, è veloce, ci sono delle belle curve, qualcuno a gomito, però è bello, è ben fatto, è ben fatto. C'è il cambio di regolamento, signori, quindi dal prossimo video vi farò vedere un attimino come si organizza il discorso del cambio di regolamento, ma per ora concentriamoci su queste qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Andiamo in pista, non perdiamo tempo e speriamo di qualificarci bene, signori. Quantomeno vediamo di riuscire a concludere nel migliore dei modi questa stagione. Qui, dai, 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 ce la possiamo fare, signori. Qua andiamo bene, qua andiamo bene. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante, dai. Ecco, questa l'abbiamo tagliata un poco troppo, però va bene, siamo primi. Siamo primi, siamo primi, siamo primi, siamo primi. Dai, dai, concentrati, concentrati. Qua dobbiamo tirare un attimino il freno, va bene, abbiamo perso una botta di posizioni, perfetto, bello così. Tirato troppo il freno in quel punto, mannaggia a me. Stiamo continuando a perdere pesantemente. Siamo tredicesimi, mannaggia, mannaia, quindicesimi. Porca miseria, per una frenata che abbiamo fatto, signori. Abbiamo tirato il freno in un punto, forse esagerando. Siamo scesi pesantemente. Ora siamo risaliti settimi. Siamo sull'altalena, signori. Facciamo sali scendi, sesti. Dai così, spingi, macchinina. Dai, 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 dai. Vediamo di non sbagliare le ultime curve. Vediamo di non sbagliare le ultime curve. Dai, buona la frenata. Taglia un po' con la curva. Abbiamo frenato troppo, ma ci siamo avvicinati. Ok, va bene. C'è stato un attimo di qui pro quo. Però ci siamo riavvicinati. Siamo quinti. Dai, 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 dai. Stiamo recuperando delle posizioni. Stiamo recuperando delle posizioni. Qui faccio una traiettoria tutta mia. Siamo terzi. Quarti. Bella. Bella così. Quarti. Dai, 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 dai. Non sbagliamo queste curve. Non sbagliamo queste curve. Qui, signori, dobbiamo cercare di evitare qualsiasi tipo di contatto, perché sennò queste ultime curve finali le facciamo tutte attaccate a un muro. Siamo sesti, va bene, dai, l'importante è tra i primi 10. No, 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 dai, dai, sesti, 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 va bene, va bene, va bene, sesti, va bene. L'importante erano i primi 10, signori. L'importante era concludere fra i primi 10. Va bene così. Non parla Paul. Paul non parla, niente, dai box non ci arriva nessuna notifica, niente, niente, Paul si è fatto i fatti suoi sta gara. Va bene così, va bene così, va bene, va bene. Prendiamo tanti punticini, stiamo per raggiungere il livello 5, che non è come brutta come cosa. Siamo sesti, 1,35, ok, dove sta Giuliano? Giuliano, Giuliano, 19esimo, mamma mia, come lo caccio pure a lui l'anno prossimo. Avanza, signori, l'anno prossimo. Scuderia tutta italiana. Vediamo se riusciamo a prendere il motore Ferrari. Perché quest'anno dobbiamo avere il Renault, se non sbaglio. Se non ricordo male, abbiamo il Renault. Pigliamo il motore Ferrari e andiamo a prendere Ghiotto, signori miei. Oh, Giorgina! Ah, Hai fatto e piaciuto.
Ah, meno male che fan è piaciuto. Dai, fai sempre le stesse domande però, Giorgi. Dovresti un attimino, è sempre bello vedere il proprio lavoro. Mi aspettavo. Dai. Andiamo così, andiamo così. Dopo che tutti i team hanno modificato le Le proprie carrozzerie, auto, la prossima stagione, come pensi, la vostra scuderia è sempre un terno al lotto. Abbiamo perso molti potenziali e ci avrò un paio di gare per recuperarli. È sempre un terno al lotto, ma siamo preparati a ogni evenienza. Infatti, bisogna sempre essere positivi. Due sole domande, Giorgetta. Va bene, grazie a te. Ci vediamo a fine gara. Ovviamente dal video, dall'audio non si sente niente, ma le ho strizzato l'occhio e lei ha ricambiato. Decisamente sì. Va bene, signori, ci vediamo in pista per la gara. È tornato Paul, signori, non so cosa abbia detto, ma è tornato Paul. Siamo contenti che sia vivo. È ancora vivo Paul. Ok, concentrati, signori. Abbiamo una Ferrari davanti a noi, alla nostra destra, là davanti una Red Bull. Sì, una Red Bull. Gli specchietti sono puliti, perfetto. Ok, non perdiamo tempo, andiamo in pista, signori. Concentrati, concentrati. Concentrati, la partenza è tutto. Non dobbiamo rompere gli alettoni, se no è finita. Se perdiamo gli alettoni è finita, signori. Vai, dai, 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 così, dai, così, parti, macchinina. Subito, subito all'interno. Levati, Verstappen, no, chi cazzarola sei? Calma, 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 calma. Non dobbiamo rompere gli alettoni. Ecco, che cosa avevo detto? Non dovevamo rompere gli alettoni. Con il contrasto con Hamilton, va bene. No, 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 no. Abbiamo riso e scherzato, signori. No, annulla, annulla. Fermi tutti. Vai di flashback. Abbiamo fatto fuori una McLaren e una Ferrari, non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso, non mi sembra decisamente il caso. Miglioriamo un attimino qui la frenata, va bene, lasciamo lo spazio a tutti quanti. Ok, va bene, Verstappen vuole per forza stare davanti, lo lasciamo stare davanti. Siamo quarti, signori, non penso sia una brutta situazione. Ora siamo quinti. No. Sorpasso illecito. Ma va fangu, ma va fan, ma vattela. Sorpasso illecito, ero io davanti. Ah, ti levi? Oh, chi cazzarola è? Ricciardo. Mamma mia. Botta americana in questo Gran Premio, signori. Dai, che cavolo. Sorpasso illecito, è lui che mi ha superato. Bandiera gialla. Cos'è successo? Non si sa. Dai, così. Apri tutto. Dai, 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 dai. Da un po' che non giocavo, signori. Quindi devo un attimino riprendere la mano. Guarda come mi stanno. Come mi stanno seguendo, bastardi. Io questa la taglio, vaffanculo. Sto un attimino guidando da schifo. Prima le qualifiche e prove libere le abbiamo fatte benissimo. Qua sto guidando un attimino perché mi sto facendo prendere dall'agitazione delle altre macchine che se ne stanno andando e da quelli dietro di me che rompono le scatole. Dico, libere e qualifiche le ho fatte benissimo. Perché mi sto facendo. Sto facendo influenzare dagli altri piloti. Mi sto facendo distrarre più che influenzare. Mi sto facendo distrarre dagli altri piloti e questa cosa non va bene. Dai, dai, dai macchinina. Dai macchinina, corri. Corri macchinina. Che dobbiamo recuperare su Vettel. Dai, 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 dai. Dai. Quanto è Vettel? Un secondo e quattro. Ce la possiamo fare. Un secondo e quattro lo possiamo recuperare. Dai, dai. Se riuscissimo. È che io qua tocco il freno, loro no. Bella, bella, bella fottuta. Ma io non ce la faccio a fare le curve come le fanno loro. Io non ho uno sterzo. Loro hanno uno sterzo. Io ho due manopole per girare. E non è uno scontro alla pari. Non è decisamente uno scontro alla pari. A Ricciardo, ci sta a rompere i gabbasisi. Decisamente sì. Dico, devi starti dietro. Non rompere le scatole, Ricciardo mio. Mi dispiace. Non mi puoi super. Non. No. No, 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 no. Se dico no è no. Statti dietro e non rompere le scatole. 2 secondi, abbiamo perso 600 millesimi o 600 decimi, non lo so. In questo momento non ricordo nemmeno come mi chiamo. Dai, 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 1 secondo e 7. Dai, 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 dai. Dai, 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 macchinina. Facciamo un bel sorpasso. Un bel sorpasso. Un bel sorpasso che uno dice vai, vai. Voglio così, puntiamo la Ferrari, 1 secondo e 4. Dai, dai. Sulla seconda parte del Gran Premio recuperiamo, signori. È la prima parte quella che ci frega. È la prima parte che ci frega. È quest'ultima curva. Quest'ultima curva in cui perdiamo il mondo. Proprio il mondo lo perdiamo. Tutto quello che riesco a guadagnare nella parte centrale la perdo nella penultima curva e nel tratto centrale. E all'inizio. Siamo a 2 secondi e 3. E Ricciardo a questo giro potrà utilizzare il DRS. La vedo brutta, signori. Dai,
La vedo pesantemente brutta. La vedo pesantemente brutta. Ma davanti se ne sono andati, perché giustamente, cioè, se stanno a sparare il DRS fra di loro, quindi. No, macchina, corri. Ricciardo, non mi avrai mai. Non mi avrai, Ricciardo. Non mi avrai. Non avrai la mia posizione. Fu così che nel giro successivo Ricciardo lo sverniciò. No, 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 no. Difendi, difendi il difendibile, difendi tutto. Dai, 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 dai. 2 secondi e 6. Ecco, qui Ricciardo ci può sverniciare pesantemente. Qui Ricciardo ci può sverniciare pesantemente, però no, riusciamo a difenderci, riusciamo a difenderci. Questa cosa è molto interessante, molto buona. Questa cosa è una molto, cosa molto buona e giusta. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Bella, questa l'abbiamo fatta bene. Questa l'abbiamo fatta bene. Questa l'abbiamo fatta bene. Infatti abbiamo preso il viola nel settore centrale come miglior giro. Sono stati più veloci di tutti nel settore centrale. Porca miseria. Ci stiamo a fare. Oh, dai, macchinina, rimani in pista. Dai così. Questa la sbaglio completamente ogni volta, vabbè. Dai, 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 dai. Dai, 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 siamo andati praticamente fuori. Attiva il DRS verde, ok. Andata bene, 2 secondi e 3. E 700 da Ricciardo. Dai, 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 dai. Bella così, dai, 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 dai. Apri subito il DRS, chiudilo. DRS, vabbè, la modalità da sorpasso, signori. Mi impappino da solo. Taglia di qua, taglia di qua, taglia di qua. Dai, dai. Dovrei tagliare decisamente di più queste curve. Invece le faccio tonde. Le faccio tonde le curve. Le dovrei tagliare tutte, invece le faccio tonde. Dai, 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 dai. Quarto giro, quarto giro. Quarto giro, Ricciardo, non mi avrai mai. Dai, 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 dai. Apri, apri, apri. 2 e 6. Manteniamo. In questi due giri abbiamo mantenuto la stessa distacco da Vettel. Non siamo riusciti né a guadagnare né a perdere. Su Ricciardo abbiamo guadagnato invece. Su Ricciardo siamo riusciti a guadagnare. Su Ricciardo siamo riusciti a guadagnare. Dai, 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 macchina. Dai, dai, macchinina bella. Dai, 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 fatta tutta. Tutta spinta. Dai, dai. Dai. Mannaggia a te. 2-2. Dai, dai. Dai, questa la facciamo tutta tirata. Come solo noi la sappiamo fare. Va bene, va bene, va bene. Frena leggermente e vai a tagliarla. Questa va tagliata come se non ci fosse un domani praticamente. È che ho paura che mi dia la penalità, signori. Io ancora non ho mai capito come funziona. Ecco appunto, avvertimento, taglio della curva. Non ho mai capito ancora come funzionano le... il giro finale. Va bene, il giro finale. Certo, un bel incidente fra le due Ferrari. Dico, nella realtà le combinano queste cretinate. Nel videogioco no. Dico, che non le fanno invece nel videogioco e non nella realtà. Dico, queste, vedete, dovremmo tagliarle tutte pesantemente. Frena, Ricciardo si è riavvicinato. Mannaggia lui, l'avevamo distanziato. Si è riavvicinato, no, 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 no. Battaglia all'ultimo giro, signori. Oh! Dai, 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 devo tenerlo, lo devo tenere, lo devo tenere, signori. No, 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 Ricciardino, Ricciardino. No, 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 no. Erraccio mio. No, 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 accelera, accelera, accelera tutto. Questo è difficile, signori. Questo è difficile. Questo è difficile, rimaniamo sull'interno, rimaniamo sull'interno. Se vuole passare, deve passare da quel lato. Vai, 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 sì, 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 accelera, accelera. Mo te schianti. Hai voluto sfidare il Papa. Bella la lotta. No, 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 devi star dietro, devi stare. Mi ha dato una sportellata, mi ha dato una sportellata, signori. Devi stare dietro, devi stare dietro, Ricciardo, non me ne frega niente. Mamma mia che lotta, signori. Mamma mia che lotta bellissima. Siamo stati sportivi, l'abbiamo tenuta benissimo. No, 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 la cretinata alle ultime curve, no. La cretinata alle ultime curve, no. Oh, frena. Cosa è successo? Mi sa che Ricciardo si è girato, signori. Ha giocato col fuoco, ha giocato col fuoco e Ricciardo si è girato, signori. Dai così. Abbiamo concluso il sesto, o sesto o settimo, non mi ricordo più. Sesti, va bene così. Mi sa che Ricciardo ci... ha usato troppo, ha usato sfidare il Papa. E se sfidi il Papa ti finisce male, signori.
Se sfidi il Papa ti finisce male. Ricciardo si è girato nell'ultima curva, penso, penultima curva, e ora voglio andare a vedere dove è arrivato. Voglio vedere dove è arrivato Ricciardo, signori. Qui festeggiano tra un poco. Eccoli qui. Sinceramente non me ne frega niente. Hamilton, Bottas e Verstappen. Complimenti a loro. Mi fate vedere la classifica? Dove è arrivato Ricciardo, signori? Albon, Kvyat, Norris, Ocon, Gasly, Sainz, Grosjean, Perez, Magnussen, Raikkonen, Alesi 18esimo. Buono, è partito 18esimo, è arrivato 18esimo. Ricciardo 19esimo, signori. Oh, ha giocato, ha sfidato il Papa, ti è finita male. Hai sfidato il Papa, ti è finita male. Prendiamo 8 punti, vediamo un attimo la posizione in classifica. Siamo settimi a 148 punti. Davanti abbiamo Albon a 168. Lo potremmo anche arrivare a prendere. Dai, potremmo riuscirci a fare. Costruttori, invece siamo messi bene in quarta posizione. Va bene, signori. Allora, io avanzo. Vediamo se c'è Giorgina che mi vuole fare qualche altra domanda. Dopodiché io dico che per questo video possiamo anche fermarci qua. Vediamo se c'è Giorgia, Giorgetta, Giorgia, Giorgia, Giorgina, Giorgia, Giorgina, Giorgetta, Giorgiuccia. Eccola la mia Giorgia. Dai, questo weekend ci ho visti tantissime volte. Dimmi, dimmi. Stai andando al di là delle aspettative. Forse tutti i piloti hanno standard molto alti. A formare una sorta di squadra ci meniamo tutti al massimo. E dai, così, per forza. Reparto aerodinamica, propulsore, molto più fragile, mantenere del telaio. Forse andiamo su propulsore, no. Forse da questo, dai, sulla resistenza. Dovremmo aver sviluppato meno cose sulla resistenza, quindi dovrebbe costarci meno il recuperare tutto. Dai, vediamolo velocemente assieme, signori. Vediamolo velocemente assieme e poi chiudiamo il video. Ok, signori, andiamo a vedere il discorso delle strutture. Per concludere, porca miseria, ci hanno chiuso sia l'aerodinamica, che dovremmo andare a ricomprare pezzi verdi, pezzi marroni, dobbiamo andarli a ricomprare, signori. Sia la resistenza, mannaggia. Due reparti ci hanno chiuso e noi non abbiamo, penso, abbastanza punti per ricomprare tutto. Allora, iniziamo da questi. Ovviamente ci costano la metà. Vediamo se riusciamo a comprare qualche cosa con questi punti che abbiamo. Perché abbiamo un tot di giorno, un tot di giorni per risistemare tutto. Intanto perché ci hanno sviluppa normalmente. Ah, questi sono ancora da comprare. Ok, allora compriamo questo. Ok, aspettate però, se io questo quanto mi costa? 500, non ce la facciamo. Dai, allora compriamo questo. E questo ci riesco? No, questo no, e questo nemmeno. Da questa parte riesco a comprare qualcosa? No, non riesco a comprare nulla. Va bene, signori, piano piano ricompreremo tutti quanti i pezzi che ci hanno eliminato praticamente. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.